Oh, ci siamo. Mamma mia, ragazzi. Ero convinto di non farcela. Mamma mia, spostiamo sta cosa. Che bello. Non ho toccato il green screen, stasera funziona tutto bene. A parte un po' le cuffie, che vabbè, tranqui. Beh, signori, buonasera. Buonasera. Sono veramente contento di iniziare Kingdom Hearts stasera perché. A parte che ogni volta che attacco la PlayStation mi dà problemi, scopro un problema nuovo. Questa sera ho avuto due problemi. Il primo è che ho scoperto che due porte USB dietro il computer, dove è sempre stata attaccata la Elgato, la capture card, stasera no, non andavano più. E così a caso, cioè non era la PlayStation il problema, era proprio la Elgato perché non vedevo neanche la Switch. Poi, oltre a questo, se qualcuno mi segue su Instagram l'avrà visto. Non riuscivo, sono riuscito a collegarla al computer, quindi il primo problema è stato risolto, ma non lo vedevo alla TV. Ed è un problema non vederlo alla TV, perché se no mi tocca giocare su uno schermo grosso così. E non è il massimo come cosa. E quindi ho scoperto che lo switch che uso per switchare tra Elgato e switcher delle console e delle robe, perché insomma così, perché l'Elgato funziona solo se il computer è acceso. Io non è che posso guardarmi la TV col computer acceso sempre. E casino, robe strane. Vabbè, è quello che è rotto fondamentalmente. Per cui, tranqui, erano due i problemi. Ciao, Conta, hai ascoltato il podcast? Come ti è sembrato? Ti è piaciuto? Allora, io direi comunque di andare ad incominciare questo viaggio lunghissimo che sarà Kingdom Hearts. Perché sarà veramente lungo. Vado a togliere la musica. Madonna, sta mosca. Che tanto adesso sentiremo. Ah, è anche finita. Per. Perfetto, mamma mia ragazzi. Che tanto adesso sentiremo in gioco, dicevo. Questo qua. Infatti, come sentite. Poi fatemi sapere come al solito se i volumi sono giusti. Penso che lo siano in realtà. Perché i volumi dell'Elgato sono quelli. Aspetta però che qua c'è un problemino. Vediamo. Ecco qua, perfetto. L'angolino qua. Ottimo. Allora, mi è piaciuto, sono molto contento. Noi siamo divertiti un sacco, davvero. È stato veramente bello, infatti replicherò con ospiti. Non so, qua parte il filmato, vabbè. Non so niente di Kingdom Hearts. Farei spiegoni per noi profani. Beh, ma partiamo da zero apposta. Aspetta, però perché. Vediamo se riesco a fare così. Che mi si vedano anche un po' le mani, insomma, quando gesticolo. Sì. Partiamo da zero apposta comunque. Allora, faremo tutta la saga, quindi io ho tutti i giochi e andremo a vederci anche di alcuni giochi, sono solo i filmati. E andremo a vederci anche i filmati del gioco per cellulare, proprio per avere un quadro completo di tutta la situazione. E che era poi il motivo per cui volevo portare Kingdom Hearts, appunto, perché voglio trasmetterlo a chi mi segue e non lo conosce. Fra poco devo andare a tavola. Vabbè, dai, ma tanto all'inizio non c'era un cazzo. Allora, basta con sta roba. Direi di andare ad incominciare nuova partita. Facciamo esperto. Eridiamo. No, ho sbagliato. Allora, ruota automaticamente la telecamera. Mi pare che usavo la manuale. Posizione on. Ok. Comunque sì, all'inizio del gioco non ti perdi niente. Adesso c'è il filmato introduttivo, mi pare. La sigla. Mosega. Ok. Che okay, sono tutte molto belle le sigle di Kingdom Hearts. Io intanto sapete cosa ho fatto. Niente. Sistemo una cosa qua. Ma sbaglio, non è a tutto schermo. Ma Cristo. Vabbè, vedremo. È ritagliato, ragazzi. Vabbè,
Vabbè, dopo vediamo il gioco com'è. Sistema due robe mentre c'è la sigla. Allora. When you walk away, you don't really say please. Oh baby, don't go. Simple and clean is the way I've been painting me feel tonight. Na-na-na-na now. Hold me. Sono sempre molto belli i filmati introduttivi di... Tipo, what? Poi ci faremo caso nel corso del dei vari giochi, ma se in almeno uno, cioè, c'è sempre negli opening di Kingdom Hearts qualcuno che cade. È sempre. Così poi chiude gli occhi, sviene e cade all'indietro. Sempre. Proprio così. Non potete stare certi di una cosa. E cioè che ci sarà una scena del genere. Fantastico. Adesso capiremo se sono solo tipo i filmati ad essere a non essere a tutto schermo o se proprio è Kingdom Hearts che è così a questo punto. Perché sennò mi incazzo. Sbiancaneve. Ok. Eh no, è proprio Kingdom Hearts che è così. Allora, adesso... Così tanto da fare, così poco tempo. Fai con calma, non avere paura. Allora. Eccolo! Mamma mia, che pa... Ora vieni avanti, ci riesci? Un attimo solo, guarda che sistemo... sta roba qua. Perché mi dà fastidio che non sia tutto schermo. Ci sono impostazioni, magari... No. Magari dalle impostazioni della... Non ci sono impostazioni. Ah, intanto lo sistemo da qua, senti, fanculo. Makunomagu, salve, che bello Kingdom Hearts. A proposito, grazie per esserti iscritto o esserti iscritta, non lo so. E mi stavo stradimenticando. Benvenuto, benvenuta. Mi fa male la pancia, non dovevo mangiare troppo. Mi fai schifo, Red, mi fai veramente cagare. Allora, sì, Kingdom Hearts è molto bello, non vedevo l'ora appunto di farlo. Ma prima devo capire come regolare sta cosa, perché mi girano le palle adesso. Non mi piacciono quei bordini schifosi, maledetti. Ho il vermicello, perfetto. È un po' la saga della salsiccia il mio canale, eh. Vabbè, controllo se c'è un'impostazione dopo perché è un casino. Allora, vieni avanti. Eccomi, sono venuto avanti. Patatine hamburger. Fai cagare, mi fai schifo. Il potere è con te. Se gli dai forma, ti darà forza. Manca una figa. Vabbè. Allora, ovviamente... Spada. Io voglio le impostazioni, ma scusami un attimo. Ah, della PlayStation 4. Però qua sono a posto. Ok. Su Kingdom Hearts non puoi nemmeno regolare il volume. Questo è vero. Mi ricordo questa cosa. Allora, proviamo a farlo subito, almeno. Per sì, tra l'altro, non so se tu sei arrivato qua su Twitch a caso, se mi segui su Instagram, se l'hai visto su Instagram il post, che cacchio ne so, ma ho avuto tanti di quei problemi stasera per far andare a Kingdom Hearts che non puoi neanche capire. Allora, audio schermo? Sì, ma infatti. Allora, capiamo un attimo. Area di visualizzazione. Eccola qua, beccata. Ingrandisci. Perfetto, perché qualche motivo era il mio... Ah, perché io Kingdom Hearts l'ho giocato... Cioè... Boh, non lo so. Tranquillo. Adesso va. È tutto a posto.
Ma una figa cazzo, ma sì che ti ho cagato, ma cosa vuoi? Ti seguo su internet da tanto, non ho mai avuto il tempo di entrare in live. Ah, ok. E fammi sapere che sei su Instagram, così magari è meme. Perché con i nick io faccio cagare. Ok, premi per saltare e noi saltiamo. Top, adesso è tutto. No, non è tutto a posto, un cazzo però, scusami, eh. Non si è salvato? Dai, dai, ogni volta ci sono problemi, se non è questo è l'altro. Questo non c'entra niente. Eh no, è giusto qua. Raga, che cazzo, come funziona? Lo platinerai? No, 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 mi interessa la storia per lo più. Infatti io ho intenzione di fare tutti i Kingdom Hearts usciti fino ad oggi. Ok, non mi offendo, bravo, non ti offenderti. E vediamo se c'è qualche altra impostazione, ma... Postazione uscita video. No, non c'entra niente. Vabbè. E poi in caso vedrò. Cioè, vabbè. Il potere del guerriero, bla 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 bla. È questo il potere che cerchi? Sì, alla fine qua ti dà un boost di attacco, difesa. Ma io sono stra-attacco, lo sapete. Ma è facilissimo. Lo so, ma io... A parte io mi rompo le palle a fare queste... A platinarle. E poi vabbè, tanti obiettivi li ho già sbloccati avendoci già giocato. Ok. Il potere del guardiano, la bontà per aiutare gli amici, uno scudo per difenderti. Però io mi rompo stra le palle a platinarlo. Rinuncio a questo potere. Ah, devo anche rinunciare, perfetto. Hai scelto il potere del guerriero. Hai rinunciato al potere del guardiano, grazie. E poi voglio fare tutta la storia. Già sarà lunga questa. In più, cioè, sarà lungo fare tutti i giochi se devo mettermi anche a platinarli. Ciao. Magari dopo si può pensare di dire ok, riprendiamo in mano Kingdom Hearts e lo platiniamo. Allora, non mi saluti. Ciao Leo, un attimo, un attimo. Tempo di... Stai parlando del pack, che bimbo sembra Sora. Ma è strano un bimbo Sora, esatto. Ognuno ha il suo modo di giocarci, stai tranquillo, goditi la tua esperienza. Ma infatti, sì. Poi però, boh, vedremo, vedremo. Io non sono uno che platina i giochi, Ci sono stra pochi giochi che ho completato al 100%. Tipo uno di questi è Mario Odyssey. Ciao Leo. Ecco. Però se mi parli di platinare Kingdom Hearts, forse ho in mente chi sei. Abbiamo già parlato di questa cosa? Può essere. Boh. Hai acquisito il potere di combattere. Ora ci vedo, ora posso combattere. Premi X per attaccare. Tranqui. Ehi, cattivi. Così si combatte. Questo potere rappresenta la tua forza vitale. L'indicatore verde indica i tuoi punti vita PV. Comunque ancora non si è sistemato il gioco, a me gira il cazzo. Se i PV finiscono, dovrai scegliere se continuare o no la tua avventura. L'indicatore blu indica i tuoi punti magici. La magia è ancora un mistero per te. Tutto sommato i trofei di Kingdom Hearts non sono difficili. Magari il trofeo delle 15 ore può essere difficilino. Tutto sommato ci fa. Cos'è quello delle 15 ore? Cioè finire il gioco in 15 ore? Botte! Comunque dopo al primo posto dove salvare. Salvo, chiudo e riavviamo il gioco. Vediamo se si sistema lo schermo. I nemici sconfitti, bla bla bla. Sì, tutorial. Oggetti diversi, hanno funzioni differenti, bla bla bla. Ok, grazie, molto gentile. Dietro di te! R1, ok. Obiettivo! Dai, tranqui. Easy. Sinceramente non l'ho visto andando tanto, però ricordo di aver avuto una conversazione con te. C'è un trofeo specifico. Finire il gioco entro le 15 ore. Ok, quello magari. Boh. Sì, beh. Basta rushare un po'. Alla fine si fa. Sì, ma forse avevamo fatto una discussione sul platinare qualche gioco. Non mi ricordo, però. Però sì, mi pare che abbiamo parlato allora. In che difficoltà hai iniziato? Esperto. Perché l'ho giocato normale, l'ho già giocato normale, cioè io di solito li gioco normali,
questi giochi. Ho fatto un errore infatti col 3 perché è una cagata di gioco. Madonna, ancora sta tosse che non va più via. E ho detto, beh, dai, in live facciamo l'esperto. Questo è Nicola d'aiuto. Evviva! Ho visto un mio amico che adora Kingdom Hearts. Grande, grande. Chi è? Lidl. Mi sa che sta arrivando. Sta arrivando Lidl. Non riesco ad aprirla. Grande espressività. Ma porco cane, sta... Allora... Ah, ma io sono strada davanti al menù, tra l'altro. Vabbè. Apri. Ma perché ho proprio una mosca qua che mi sta girando in faccia? Ma spiegatemi. Ehi! Brutta tosse. No, ma in realtà... è già alla fine del suo percorso. Non è brutta per me. Per i miei standard, ecco. Evviva! Vediamo se riesco a prenderla, sta puttana maledetta. Allora... Cioè, ma proprio adesso doveva arrivare. Vabbè. E va bene, allora spacchiamo tutto. Prima deve platinare tutti i Kingdom Hearts, so che un giorno ce la farà. Molto, un giorno molto lontano, esatto. Ma molto lontano. Apriti Sesame. Apriti Sesame. Come al solito, se l'audio è strano, è troppo alto quello del gioco, così fatemi sapere. Aspetta, la porta non si apre ancora. Prima parlami di te. Sei un maschio o una femmina? Premi il pulsante touchpad per la visuale in prima persona, che è completa. Madonna! Oh! Usa il keyblade per uccidere la mosca. Dove sei? Un po' scomodo forse, eh. Cazzo, si è slacciato. No, si è slacciato il coso. Ma no. No. Mi si è straimpigliato. Uffa. Oh, look. Vabbè, tranquillo, dopo lo sistemerò. Allora, prendiamolo via. Ok. Niente. Cosa ho fatto? Mi sono portato via il green screen. Non mi aspettavo questa reazione. Molto male. Beh, ma Red è abituato a... a ben altro. Premi il pulsante touchpad per la visuale in prima persona. Che, ripeto, è una cosa stra inutile. Oh, wow! Ma che figata! Ma c'è il mare! Vai. Che cosa vuoi dalla vita? Visitare posti sconosciuti, allargare i miei orizzonti, essere forte. Essere forte. Essere forte, eh? Di che cosa hai paura? Invecchiare, essere diverso, essere indeciso. Essere indeciso. Ti fa così paura? Ma fatti i cazzi tuoi, madonna. Niente. Ehi, tu. Cos'è più importante per te? Essere il numero uno, l'amicizia, i miei tesori. Essere il numero uno. Mi sono forgiato le innumerevoli cazzate. Sì, è stra importante. Vuoi essere forte, hai paura di essere indeciso, vuoi essere il migliore. E quindi? La tua avventura comincia di notte, la tua strada non ti sarà facile, ma alla fine ti aspetta il sole nascente. Niente male! Eccola qua, la puttana. Il giorno che aprire le porte sia molto lontano che molto vicino. Come gameplay, Kingdom Hearts 2 supera tutti, vero? Veramente bello, cazzo. Adesso sentirete un casino della madonna. Ah! L'ho presa, ragazzi. Puttana.
Quindi? Ciao ranzata. C'è Nishuki dritto! C'è Nishu! Ah, ok. Premi il tasto Options per aprire il menu. Ok. Options! Continua. Non sono degno di guardare questa live. Cosa stai dicendo? Sei proprio simpatico. Ah, ma è vero che qua non puoi schivare, cazzo. Cioè, sì, poi dopo con la skill adatta. Che schifo sta roba. Forse era meglio metterla automatica. Non mi ricordo più cosa avevo usato, se l'automatica o... L'unico Kingdom Hearts che ha giocato è stato Breath of the Wild. Beh, me lo dicevi. Guardalo che si fa pestare subito. Però dai, siamo alla difficoltà massima che poteva offrirci il gioco. Direi che ci sta. Non mi ricordo se avevo messo la... Beh, proviamo l'automatica, vediamo cosa succede. L'ho salvato. Cioè, scusami, eh. Che cazzo, non si può neanche cambiare. Lo sto giocando ora e lo sto odiando per il gameplay. Poi, visto che a me piace platinare, sto volendo a fare tutti gli obiettivi ed è un parto. Sì. Vediamo l'idea cosa vuole. Questo è un cerchio di energia. Ah, si può salvare. Ok, salviamo. Non mi fa salvare, ovviamente. Vediamo l'idea a Demo. Oh, te molto a venire in live, dialo, becco. Allora, salviamo. No, perché l'ho salvato sul 2? Scusatemi, mi dà fastidio molto sta cosa. Salvataggio sul nuovo file. Ok, poi chiaramente il mio salvataggio originale è qua. Comunque, allora, visto che abbiamo salvato, io chiudo il gioco. Tra l'altro, poca batteria anche. Perfetto. Sì. L'idea le arriva. Io ricontrollo le impostazioni. Giusto per essere sicuri. Non so se ci siano altre cose da guardare. Risoluzione automatica e tranqui. Ok. Allora, di visualizzazione è già il massimo, cioè io posso solo ridurla. Io non c'ho più voglia di andare avanti a fare di Bird Blaze Sleep. Ragazzi miei. Lo giocherò io per voi. Platinato solo un gioco. Guarda, io non so se vale come platinato, però ho fatto al 100% Mario Odyssey e non mi ricordo se altri giochi o no. E mi sembra che siamo a posto. Tra l'altro bella skin che ho. E Kingdom Hearts. Riavviamolo e vediamo se sto giro è a posto. No. Oh no. Ho platinato Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1 e Chain of Memories. Chain of Memories non lo gioco perché io lo odio. Guardiamo i filmati, non me ne frega un cazzo. Serata cinema. Ecco, mi sono arrivata. Che risata malvagia. Oramai ci sono già dentro, non posso più uscire. Beh, sì, in effetti. E che fai te ne prendi il platino di BBS? Beh, certo. Ah, vediamo se sto giro. Allora, qua è tutto a posto. Kingdom Hearts Final Mix, avviamolo. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Che palle. L'ho capito dopo che canzone. Hai rotto le palle questo Albano. Albano Celentano. Pronta per Kimbo Hearts. Confronto a BBS è un capolavoro. Il gameplay di BBS è un dito su per il culo. Guarda, io odio quello di Chain of Memories perché... Perché quel coso con le carte mi fa cagare. Cioè, veramente, io lo odio. Ci ho provato. Io ti giuro che ci ho provato per 2 ore. Ma non ce l'ho fatta. Non ce la potevo fare. E quindi. È a posto? È a posto. Sì, perfetto. Cioè, almeno. Boh, non lo so. Non mi è piaciuto.
Ci sta provando. Beh, non con me. Tutto sommato il gameplay di Chain va imparato. Ma io ci ho provato. Ci ho provato, ti giuro. Non mi è piaciuto per niente. Non è nel mio stile. Troppo macchinoso. Mi rompo il cazzo. Più ti avvicini alla luce, più grande diventa la tua ombra. Ah ah. Oh no! Ma non avere paura. Ok. E non dimenticare. Il segreto per un buon soufflé di patate sono le patate. Non mi dici cosa devo, non devo dimenticare? Comunque. Posso capirti, i momenti di gameplay sono da cinghiate nei coglioni. Eh sì. In abbondanza anche. Ah, da quando si mena? Dobbiamo menargli la mano? Carina sta cosa da telecamera automatica. Vediamo, prima o poi mi romperò il cazzo. Niente, eh. Via. Adesso verrà giù. Vai, 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 spaccalo tutto. Non capisco se mi piace la telecamera automatica o no. Non sto veramente capendo. Non mi sembra neanche tanto automatica in realtà. Cazzo, che palle, non si può fare la roll. Oh, come cazzo vi permettete? Così continuiamo, infieriamo dopo la morte. Allora. Ha mangiato hamburger e patatine quell'infame. Non avevo... Sono tornato, merda! Ciao, conta. Ti consiglio quella manuale, infatti adesso mi sa che la rimetto. Spada automatica, ma non avere paura. Non abbiate paura. Tu hai l'arma più potente di tutte. Quindi non dimenticare. Sarai tu ad aprire la porta. Hai maltrattato questo Heartless peggio di quel povero animale di prima? Sì. Proprio il disrespect. Incredibile. Oh. Baki Massai ateo, cristiano e buddista. Allora, io ho un rapporto molto complicato con la fede, quindi ne parliamo. Appena finisce la cutscene. No, aspetta, aspetta, cazzo, no! L'ho messo proprio sopra i sottotitoli. Che palle! No, raga, mi tocca cambiare la grafica. Mi tocca cambiare la grafica. Infatti l'ho appena letto, Maku. Cazzo, che palle. Che si fa? Allora. Ok, metto. Ok, mettiamo l'overlay. Vediamo, provo a fare il trucco. Facciamo così. Browser, vediamo come si vede. Più che altro. No. Dov'è? Overlay, just chatting.
mettiamo. Ah, ma c'è la chat, cazzo. C'è la chat. A parte che mi sono portato via dal gatto. Ok, questa la blocchiamo. C'è la chat in mezzo ai coglioni. Ah, non volevo rimuoverla del tutto. Però in teoria le due cose laterali qua in alto dovrebbero andare bene, no? Cioè non ci dovrebbero essere robe strane di solito. Al massimo ingrandisci la web. Ma non volevo eliminare tutto. Mi gira il cazzo. Allora, cioè, ad esempio, facciamo così. Guardate, poi magari la ripenso meglio per la prossima volta. Però, allora, copiamo. Ci metto un attimo. Copiamo quella del talk. Twitch. Submit. Submit! La capirete. Citazione dal futuro, oserei dire. La chiamiamo Kingdom Hearts con firma ta ta ta. La prendiamo il link. Guardate, tempo 1,30 secondi e sistemo tutto. Browser, la chiamiamo Overlay KH. Vabbè, poi lo rinomino. Lo facciamo così. E qua dobbiamo cambiare 1080. Perfetto. Qua rimpiccioliamo. Facciamo così. Questa la togliamo. Questa la attacchiamo qua. Cioè, in teoria, le cose qua ai lati non dovrebbero dare problemi. La chat adesso la tolgo. Perché quella sì che rompe il cazzo. Vai all'editor dell'overlay. Pa, pa, pa. Facciamo così. Layers. Troviamo. Allora. Troviamo. Cazzo, eh. Ah, che su ci sta male. Ah, poi intanto facciamola così provvisoria. Facciamo così. E poi, dov'è il box? Facciamo così. E in teoria. No, non è questo. Cazzo. Ci siamo quasi, eh? Scusatemi. Sì, perché non ho avuto neanche il tempo di. Cioè, pensavo di aver il tempo di pensarci, però in realtà non è andata così. Visto che, Cristo santo, è successo il patatrack cheat al buon maestro Bini. Ah, perché ci sono due chat frame. Ok, ecco perché. Eccolo qua. Tac, salva. E in teoria. No, non è sparita la chat. Your stream chat dovrebbe essere andata via, però. Col demonio. Ah, adesso non c'è più. Nice. Qua sta succedendo il patatrack, dicevo. Nel senso che ho spostato il green screen, quindi mi si sta sminchiando anche il green screen. Ok, allora aspetta che recupero. Non ho capito la tua confessione religiosa. Perché non l'ho detta? Volevo aspettare che finisse la cutscene. E per poi parlare di sta roba qua. Lì c'è sempre qualcosa in mezzo alle palle. Quel redeem da caso. Il pacchetto dei budini. Beh, sono buoni. Ta-ta-ta, una volta fatto una torta a budino, dovresti portarmela. Quella lì la tolgo allora. Perché rompe le palle. Non so perché ogni volta succedono queste robe qua. Handsome reference, I like it. L'hai visto Jojo?
E certo, perfetto, ottimo. Abbiamo trovato uno, ottimo. Manga Mani, però sono anime per ora. Bravo, bravo. Il Paki potrebbe spoilerarci tutto se vuole. È vero. Mamma mia, ragazzi. Ride de mango. Comunque, dai, direi che abbiamo risolto in maniera ottimale. Qua mi metto un po' così. Ecco qua. Mi sembra ottimo. Adesso vedremo, scopriremo se le parti lì sopra, negli angoli, daranno problemi oppure no. Allora, a questo punto, allora io con la fede faccio molta fatica, caro Mac, conta, Mac Contarin stavo per chiamarti, e ho molte difficoltà ad avere fede, è una cosa che mi piacerebbe, perché mi sembra una cosa molto bella, però non riesco a concepirla, faccio molta fatica. E detto questo, non saprei neanche in realtà, visto che non capisco la fede, non mi esprimo sul dove, quando, come, perché. E per un attimo ho visto il pacchi diventare grosso. Ti voglio bene, ma mi raccomando, niente spoiler. No, dai, non sono così stronzo. Vediamo chi è che rompe le palle qua su WhatsApp. È l'idele. Sono ateo comunque. Allora, finiamo la cutscene, poi durante le sessioni di gioco ti dico cosa penso dell'ateismo. Continua. È una cosa enorme. Intanto sistemo la webcam. Say, Kyrie, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. Do you ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other world. Oh no. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey. Hey. Aren't you guys forgetting about me? That's incomodo. I guess I'm the only one working on the raft. Per l'espressione fa. You're just as lazy as he is. So you know this. Come cazzo ti permetti? Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Go! Collegandomi al discorso di Xenon Memories, la storia è molto importante, che se non lo giochi segui qualche video. Sì, ma guarderemo le cutscene su YouTube come ho fatto comunque a suo tempo. Perché io ho iniziato Kingdom Hearts anni e anni fa giocando al 358/2 su DS, pensando che fosse scollegato e invece no. Per cui sì, assolutamente. Voglio dare proprio un quadro generale con queste live di tutta la storia. Guarderemo anche tutte le cutscene dei giochi per telefono. Devo metterla su manuale. Perfetto. Madonna, l'acqua che pugno dato da The Rock negli occhi. Vabbè, è un gioco per PlayStation 2, rimasterizzato, ma per PlayStation 2. Oh, sì. Comunque, l'ateismo, secondo me, è boh, non so. È comunque una sorta di religione, perché è una vera fede che non esista Dio. E per cui, boh, cioè, io lo vedo poco sensato. Cosa cazzo devo fare? E tenderei di più verso l'agnosticismo, perché poi è la mia opinione, chiaramente, eh. Puoi prendere il materiale che ci manca? Sora, mi ascolti? Sì, ti ascolto. D'accordo, due tronchi, una tela, una corda, riporta tutto qui. Perfetto. E dicevo, secondo me, cioè, allora io sono molto logico razionale, ok, su queste cose. Ho ottenuto tronco! E quindi, per quanto mi piacerebbe avere fede, perché credo che sia una cosa molto bella avere fede in qualcosa, ma faccio molta fatica proprio per questo mio aspetto, molto logico razionale. Come sapete,
come qualcuno di voi saprà, sono Asperger, seppur diciamo molto lievemente adesso, quando ero piccolo ero abbastanza rompicoglioni, diciamo così. E quindi io vedo molto il punto di vista più logico-razionale, è molto tipica, e anche in realtà ne ho parlato a mio tempo anche sia con lo psichiatra con cui ho avuto la diagnosi, che con poi col prete, perché io faccio l'animatore in parrocchia, no? Di conseguenza tendo a vedere la cosa più ragionevole e logica. E per quanto sia bella la fede, per quanto mi piacerebbe averne, per me è molto difficile. Che cazzo è successo? Averla, perché non ha senso per me avere fede in qualcosa che forse non esiste. Non riesco proprio a comprendere. E in realtà proprio per questo si chiama fede, perché tu non sai se c'è, però è fiducia che ci sia. Che non è proprio fiducia, è diversa dalla fiducia. La fiducia è un'altra cosa. È un discorso molto complicato. Comunque, ecco, se dovessi improvvisamente scoprire la fede, non so quanto riuscirei ad adattarmi, per dire, alla religione, diciamo cattolica, per una questione di idee, di tematiche più che altro etiche e morali. Nel senso che io la penso proprio agli antipodi su molte cose. Ad esempio sull'aborto, come ho già parlato in una delle mie prime live, tra l'altro, su aborto, sulla legalizzazione delle droghe, sull'eutanasia, su un sacco di cose, io la penso proprio al contrario. Per cui, insomma, non mi sembra, perché abbiamo una spada di legno. Che schifo. Di conseguenza, adesso leggo i messaggi. Mentre c'è 50 dollari, non l'ho giocato, ho solamente visto i video. Ecco, io l'ho giocato su DS, è bellissimo. Però, basta vedere anche il video. Vai a fare expo al bimbo, la differenza fra agnostico e ateo non me l'hanno mai spiegata. E come salta, sì, è bellissimo. Faccio l'animatore, è divertente fare l'animatore. Scusa delle cose etiche e morali, sono d'accordo con te. Prendi la tela in quella casa. Ah, è nella casa, ok, grazie, non mi ricordavo più. Io sta parte qua l'ho completamente rimossa. E ma semplicemente l'ateo dice non c'è Dio, fine. Proprio a Theos, senza Dio. E se era così l'etimologia, non ne ho idea. L'agnostico è quello che dice non so darmi una risposta, quindi mi astengo dal giudizio. Ah, era questa la tela, perfetto. Il prete cosa ne pensa dell'eutanasia e dell'aborto? È ovviamente un discorso complicato e non ne abbiamo mai parlato apertamente. Forse di aborto sì, ovviamente è mega contrario, perché in parte, cioè, ma è come è normale che sia. Poi dipende, cioè nel senso, una volta avevo parlato con un altro prete, e io cito sempre questo caso quando parlo di aborto, caso 2009, 2008, 2010, non mi ricordo, e bambina in Sud America, mi pare Brasile. Ehi, hey, Sora! No. E bambina di 9-10 anni, rimasta incinta, perché comunque è già in età puberale, quindi in grado di concepire, ma non era in grado di partorire a livello fisico. Madonna, che salti enormi. E ha dovuto farla abortire perché stuprata da un parente, rimasta incinta, ha dovuto farla abortire per salvarle la vita, e gli hanno fondamentalmente l'hanno scomunicato la sua famiglia e il medico che l'ha presa in cura, perché l'aborto no, è brutto. Ok. Ma allora in quel caso lì cosa si fa? Si lascia morire la bambina o si estrae un feto? Cioè, boh, è un casino. Però, insomma, ecco. Ma quindi ecco, l'etimologia è giusta. Alta, privativo, esatto. Ti va una sfida? Dai, giochiamo. Ehi, giocare da bambini? Io parlo di una cosa seria. Io non ero capace. Visto? Non sono in grado, ragazzi. Che palle. Che merda, sono schifato. Addio. Poi lì, anche lì, io penso che... Chiaro che un prete in pubblico dica quello che pensa la chiesa, perché lui fa parte dell'organizzazione chiesa, è normale. Poi nel privato, chissà, tipo quello con cui avevo parlato io era abbastanza d'accordo con me. Grande. Nel senso che ci sono dei casi in cui è necessario l'aborto, cioè
Ah, non possiamo menarlo così. Ok. Aia. E che quindi, se esistono dei casi specifici per cui serve, non si può negare il diritto a tutti. Bisogna lasciarlo il diritto, è pure semplice logica. Perché se tu lo neghi a tutti, quell'unico caso a cui servirà, se lo vedrà negato. No, adesso voglio batterlo. Mentre, se lo lascia a tutti, certo, quei casi lì a cui serve davvero, potranno usarlo. E magari, è vero, potrebbe esserne abusato, che cavolo ne so. Il problema però è che non è che possiamo impedire alla gente di fare quel cazzo che vuole, fondamentalmente. E per salvarsi la vita. Chiaro che io, tra aborto e adozione, sceglierò sempre adozione, perché personalmente per me non ha senso. A meno di casi particolari, appunto, come... Fondamentalmente, se tu rimani incinta perché non fai attenzione, perché si buca il preservativo, qualsiasi sia il motivo, abortire secondo me è sbagliato. Ma secondo me, è la mia opinione, se proprio non vuoi il figlio lo dai in adozione. Poi capisco, cioè poi c'è anche tutta la questione fisica, la donna se lo porta per 9 mesi il bambino, ma infatti io la mia opinione non la impongo su nessuno e fine. Di base secondo me dovrebbe esserci. Non riusciremo mai a beccarlo. Poi è anche un argomento complicato di cui parlare, per cui magari, boh, non lo so. Ha! Aia. Ha! Ma riusciamo a beccarlo? Ha! No, eh? Ah, sì, bastava fare così. No, eh? Vabbè. Allora, aspetta che recupero. Sì, ma non ho tornati dal microfono. Sono qua. Non sono contro l'aborto, però penso che a volte qualcuno debba usare la testa. Sì, ma quello è chiaro. Lo stupido da parte della famiglia. Ah, ok. Beh, sì. Tremendo. Però succede. Giusto, l'aborto ok, non va usato come anticoncezionale. Esatto, ma questo penso che ci arriviamo tutti, eh. Cioè, nel senso, è normale che sia così. E va bene ragazzi, devo andare. Ciao Maku, spero di rivederti giovedì. Continuiamo, se sei ancora qua, continuiamo con Kingdom Hearts. E se no domani sera Pokémon Bianco 2 randomizzato. Sì, ma a volte non tutti possono proseguire la gravidanza. Sì, infatti ci stavo arrivando. Bisogna fare educazione sessuale e sensibilizzare sugli anticoncezionali. Arrivederci. Sì, infatti, come dicevamo anche nel podcast, l'educazione sessuale e all'affettività è una cosa che manca assolutamente. E nelle scuole. E va fatto assolutamente. Ma non puoi negare una cosa che può salvare potenzialmente delle vite, perché fondamentalmente è così, solo perché per paura che poi gli stronzi lo usino come anticoncezionale. Cioè è vero, può succedere tranquillamente conoscendo certe persone, purtroppo, aggiungerei. E appunto io la mia l'ho detto. Poi dipende da cioè uno può non voler continuare la gravidanza per mille motivi. Fondamentalmente è la donna che dovrebbe decidere per il suo corpo e basta. E fatto sta che... A me pareva ci fosse qualcosa su queste piante. Ma la corda dove la trovo? Non è che l'ho già preso magari. Ehi Raiku. Oh sì. Botte a Riku. Anche sugli anticoncezionali ce ne sarebbero da dire. No, Pacchi, non ci arriviamo tutti. Ni. Nel senso, sì, sono gli stronzi, però dovremmo arrivarci. Cioè, dovrebbe essere basilare come concetto. Tutto quelli che assumono le donne, purtroppo. Sì. Intendi l'etero? Cosa c'entra? Gli anticoncezionali che assumono, nel senso, prendono le donne. Che cazzo era sta cosa? Oh! Ma non vale! Cioè non è che può mollarmi un calcio in faccia e fare così. Ma che cazzo di cosa stiamo parlando, ragazzi? Poi sull'educazione sessuale ne ho fatta poco e non abbiamo mai fatto niente di coppie omosessuali. Non è che possono informarsi a porno. Il problema è che quello non viene fatto educazione sessuale nelle scuole. Educazione sessuale è all'affettività. Noi abbiamo fatto degli incontri alle superiori. Alle superiori! Andrebbe fatta alle medie! Via! Ok. Basta parare gli attacchi! Via! Ma porco cane! No, no! Ma quanta vita ha poi?
assumono in quel senso. Ma Dio caro, ma che problemi hai? Comunque, cioè, l'aborto è il problema, ma anche sull'eutanasia, cioè nel senso, ma anche sulle droghe, sulla legalizzazione delle droghe. Cioè io sono completamente agli antipodi di tante delle posizioni, ma anche sull'omosessualità, nel senso che poi momento, perché ce ne sarebbe da dire anche sull'omosessualità. Il catechismo cattolico non dice di rifiutare gli omosessuali, non dice di emarginarli, ne parla come se fossero malati, però comunque il vero cattolico non dovrebbe escluderli, perché poi il matrimonio, ragazzi, è sacrosanto che un matrimonio in chiesa non preveda un matrimonio omosessuale, perché ogni religione ha le sue regole. Finché parliamo di matrimonio religioso, che sia in chiesa, che sia in sinagoga, ma se quella religione ha quelle regole, ma che cazzo ce ne frega a noi? Diverso è dal punto di vista laico-statale. Quello è un'altra cosa. Sono stronzo però. Basta, mi arrendo. Basta, ciao. Ciao Riku, ancora una volta vinto. Sì, è un tabù l'educazione sessuale nelle scuole. Ma infatti, ma non dovrebbe esserlo. Legalizzazione delle droghe. Considera che noi abbiamo fatto educazione sessuale e l'affettività dalle scuole. L'eutanasia di... la legalizzazione secondo me andrebbe fatta per un semplice motivo. Aspetta che mi sono perso il messaggio. E cioè che se uno vuole drogarsi, lo fa lo stesso, ok? Quindi, uno, legalizzando le droghe, tutti i soldi che vanno al momento al mercato nero, alle mafie, robe così, andrebbero allo Stato. Adesso facciamo la cazzina e poi arrivo. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there. Why did we end up on this one? Perché il mare è una figata, guarda. Suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Me frega un cazzo lui. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. The same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kari, thanks. You're welcome. Ah. Prego, prego, prego. Sora! Sora! You wanted one, didn't you? Grazie. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Oh, quindi con chi te lo mangi, con lui o con lei? You want to try it. What are you talking? Mamma mia, giochi per PlayStation 2. Attenzione. Vedete in Birth by Sleep quanto ci scasserà il cazzo sta musica.
Viva Topoli! Sei food baby Ricky. E perciò noi gridiamo. Cazzo, lo vedevi là in fondo che non c'era, però. Pluto! Pluto, vieni via! Paperino mi fa sempre straridere. Oh, io? Ehi, Paperino? Qual è il problema, Paperino? Perché rompi coglioni? Oh, io? Paperino, che palle! Pippo si droga. Che stronza. Ehi, Paperino, ma che cazzo vuoi? Hey, Minnie. What is the twin? Daisy. No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Era il topolino travestito. Oh no! Ehi, Paperino! Fammi un po'... Cosa? Allora, vediamo adesso... da dove è arrivato? Ok, allora, dicevo, dell'illegalizzazione... poi recupero la chat, perché sennò non finisco più il discorso. Dal punto di vista economico, sarebbe tutto a vantaggio dello Stato. Del contrabbando ci sarebbe comunque, perché... c'è ancora adesso c'è il contrabbando di sigarette, per cui fate voi. Però, comunque... capirete bene anche voi che si andrebbe a ridurre di tanto. E poi ci sarebbe controllo maggiore sulle sostanze che girano, che può solo essere una cosa positiva. E io lo farei per tutte le sostanze, magari partendo da quelle leggere. Comunque, secondo me, ci sarebbero solo vantaggi. Perché, ripeto, uno che vuole drogarsi lo fa senza problemi. L'eutanasia discende in mente della persona, appunto. E qua siamo d'accordo. Ti ricordo che nelle regole della chat è scritto che non bisogna offendere, capito? Io non offendo nessuno, siete voi che offendete me con la vostra idiozia. Si scherza. Appunto, concordo, ma non penso che nessun omosessuale ci voglia sposare anche io, tra l'altro. Invece sì! Invece sì! C'è gente che rompe i coglioni su questo. E lì vi do torto, perché andatevene a fanculo. Con la questione che ogni religione ha le sue regole. Ecco, boh, concordi con quella. Solo da me sta diluviando? No, anche qua. Hanno fatto un sacco di proteste su questa cosa di omosessuali, capito? Ma finché è matrimonio civile, ok. Quando diventa un matrimonio religioso, sono cazzi vostri. Legalizzazione della leggera e anche della prostituzione, ok, ma per me, perché io toglio il mercato delle associazioni criminali, esatto, anche la prostituzione, esatto. Li tassi e più controllo e più facile per ire per uso medico. Non lo so, ragazzi, non mi sono proprio convinta. Per quelle leggere sì, mi viene da pensare solo alla cannabis. Io ho detto leggere. Se venisse usato a scopo medico e ambientale potrebbe aiutare molto. Ma il modello di Paperino è fatto strabene, se è vero. Ho voluto solo sottolineare la cosa. Ansietà, ansietta, salamino. Però se non le vuole le droghe pesanti le trova. Appunto. Ah, ciao Joe, siamo su Disney Channel. Andiamo, aspetta. No, non si vede, peccato. Paperino cocainomane, verissimo. Pippo Pippa, infatti, giustamente, sarebbe bello parlare di queste cose, ma sì, ma si potrà fare una live di Pippo che Pippa. Magari roba non tagliata con la merda. No, quelle pesanti no, ma se matrimonio religioso no, ma manco io mi vorrei sposare in chiesa, ma quella è una scelta che fai. E quelle pesanti no, ma perché no? Alla fine è la stessa cosa, cioè scusa, se non vuole pippare coca a questo punto, cioè se non vuole la trova a questo punto, tanto vale che la venda allo Stato e sapendo con cosa hai fatta, che cazzo c'è dentro, con cosa hai tagliata e tutte queste robe qua. E io la chiamerei, come la chiamiamo la zattera? Pisellina. cancella così, ok. Da quando c'è la prostituzione e la droga su Disney Channel, una volta non era solo subliminale su sto canale, ora no. Questo è Salamin Channel, ma che cazzo vuoi tu? Lidelia, no, Lidelia no.
La chiamiamo... Vabbè, la chiamiamo Lidelia, fanculo. Lidelia del mondo. Tra l'altro non c'è Crudelia in questo gioco, se non sbaglio. Lidelia di M. Culo, ma è il caso con la Q. Lena Boat Teresina. Meglio che la venda allo Stato, così non trova una roba tagliata male che sta in un giornale letto del Corriere. Esatto, esatto. L'altro mezzo tette. Ah, Lidelia Demon. Io Lidelia DM, che è tutto e niente, tra l'altro, quel DM lì. D'accordo, allora, come al solito, forza. Oh no. Ci siamo, d'accordo, io farò l'arbitro. Oh no. C'è la gara, io ho sempre fatto cagare in sta gara. L'ho dovuta rifare mille volte. Il primo che tocca la stella e torna indietro ha vinto, perfetto. Forse non dobbiamo rifarla per forza, però. Non possiamo. Non possiamo, ragazzi. Non possiamo perdere. Per la figa. Corri, corri! Cazzo. No! Ah, è caduto anche lui, perfetto. Ma come cazzo si muove sto coso? Ma vaffanculo, non possiamo ripartire. No, non possiamo ripartire. Vabbè. Ma perché non va? Ma che palle! Sì, vabbè, ma... Ma è caduto... No! Vabbè, abbiamo perso, ragazzi. Aspettiamo che torni là. Ne approfitto per fare... per prendere quella cosa là. Non si può, perfetto. Questi non erano i personaggi di Giugattina. Esatto! Esatto! Vacca voi a Giugattina, che ricordi incredibili. Io non vorrei legalizzare l'eroina. Perché? Cioè, qual è il motivo? Cioè, c'è un motivo in... Vabbè, torniamo indietro e rifacciamola. Però che palla che non si può resettare. Non hai toccato la stella. Ah, vaffanculo. Vaffanculo. Cioè, considera che appunto, cioè, uno che vuole farsi di eroina lo fa lo stesso in questo momento, per cui non... cioè, che sia lo stato a farlo è solo... Ma non si può andare lì sopra? Va solo a vantaggio di quello che tanto se la farebbe lo stesso, oltre che dello stato, e va a svantaggio delle organizzazioni criminali che la spacciano. Che palle, ma dimmi te se mi tocca fare sta roba. Basta parlare di droga. La droga! Pa 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 ra 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 ra, pa pa. I giovani d'oggi fanno la spesa e poi si drogano. Ses. Dai, dai, Riku, Riku, non fare lo stronzo. No! Riku! Riku! È incazzatissimo. No, 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 no. No, no. Ah, ok. Dai, proviamoci un'altra volta. Meno male che non ci ruba la ragazza. Sì, ma conta, non è che se lo scrivi più volte... Dalle il tempo di scrivere. No! Ma porco il demonio! Ma come cazzo ti permetti? Perché lui fa il giro da là? Ah, eccolo qua. Ah, ecco perché... Ma perché è saltato? Ma stai scherzando, ma ragazzi? A che salterino che sono? Ma che telecamera del cazzo, madonna. Io non capisco perché è saltato via prima comunque, eh. Dai, dai, dai!
Ma sono fortissimo. Sono il migliore. Ma parlo per esperienza personale, non ho fatto video, però mi sembra che nel caso è il momento di condividere. No, ma non è quello il problema. Il problema è che per esempio mi ha fatto pensare a questa cosa. Vabbè, no, siccome appunto però non si può eliminare l'eroina, cioè chiaro che se si potesse prendere ed eliminare, non c'è neanche da parlarne. Però non, essendo che non si può fare, che sia tenuta sotto maggior controllo e che magari i guadagni dovuti appunto alla vendita di eroina, delle tasse diciamo, potrebbero essere usati per il recupero dei tossici. I tossici potrebbero avere, non mi ricordo in quale stato c'erano proprio le macchinette in cui buttare le siringhe usate e ti venivano giù nuove, tipo boh, che cazzo ne so. Cioè si potrebbe fare tanto con quei soldi in più, anche per appunto arginare il problema. Splendida pietra, wow. Per cui cioè al momento se la prendesse, se fosse legalizzata la vendita, sarebbero solo lati positivi e non negativi. Ah, e basta. Ma che cazzo vuoi, Red? Ma fatti un po' di eroina anche tu, come noi. Allora, cosa dobbiamo fare? Posso mettere un link inerente al gioco? Sì. Non tutti i tossici sono disposti a recuperare. Ok, Salamina, ma non è questo il problema. Il problema è che al momento il traffico di eroina, per dire, delle droghe, di qualsiasi droga, è in mano alla criminalità organizzata, ok? Mentre legalizzandola passerebbe in mano allo Stato. Oltre per la questione di, come si dice, per una questione di sapere cosa c'è dentro quella roba, che male non fa. Cioè intanto si toglie il mercato, appunto. Perché salta da solo? Vabbè, si tratta di togliere mercato a queste organizzazioni. Ah, era da portare qui quel coso. Vabbè. Cioè, non ci sono lati negativi. Più di quanto non lo sia adesso. Cioè, la situazione può solo migliorare. Una cosa che mi farebbe pure. Sì, ma c'è lo stesso, capito? Questo è il problema. Ma l'ho visto. Cioè, li so a memoria quei video lì. Gio. Per le conseguenze, per le cose, credo sia questa cosa. Sì, ok. Ma c'è lo stesso. Chi la vuole, la trova. Uovo di gabbiano, 3 funghi, 2 noci di cocco, 3 pesci. Vabbè. Non dall'oceano. Vabbè. Ma devi trasmetterlo ora? No, adesso no, magari dopo. Appunto, cioè. Per cui, se uno la vuole, la trova, cioè, questo è il problema. Le conseguenze pericolose ci sono già. Cosa cambia se a venderla è lo Stato e la vende, tra virgolette, più responsabilmente, e togliendo mercato alla mafia e rendendole comunque sostanze tra virgolette più sicure, eccetera eccetera. Cioè tutto di guadagnato. Non pensare che siccome poi diventa legale allora la gente comincia a usarla all'improvviso, perché non ci sono fior fior di stati in cui la droga è legalizzata, che sì, vabbè, c'è, cioè, tipo in Colorado non è aumentato l'utilizzo, ma mi pareva, anzi. Chiaro che poi, cioè, se si potesse eliminare, si dovrebbe eliminare, ma non si può. Questa qua è acqua dolce? Perfetto. Sarebbe bello, ma non si può. Sì, poi ognuno c'ha la sua opinione, ti sto solo spiegando che secondo me, bah, la baia. È la baia quella là. Che battuta interessante. In teoria dovrebbe essere tornata la possibilità di prendere quello scrigno, perché ci dovrebbe essere tornato il barile che ho distrutto per sbaglio. E con per sbaglio intendo la cassa lì. Allora, coloratori ci hanno portato in un posto dove le sessuole recuperavano i tossici. Due di loro ci hanno fatto una testimonianza. Boh, raccontatori eccessivi ed estremisti. Parlavano di cose orribili come il loro passato da tossici, ma anche che dicevano che altre cose orribili della loro vita passata, come il sesso prematrimoniale. Ma lì, insomma, ognuno ha le sue convinzioni. Si può farci niente. Di solito nei paesi in cui è legale il numero di tossici scende perché molti si drogano solo perché è illegale. Vero. Specialmente in giovane età.
Buonasera, Renegainer. Quanto tempo, cazzo, quanto tempo. Che ti è successo la play? Allora, in realtà la play niente. Era la Elgato, la capture card, il problema... No, posso alzarla? Sì. Che cazzo sto facendo io della mia vita? Il problema era la capture card, anzi le porte USB sul retro del computer che hanno deciso basta, non andiamo più. E non voglio lanciarlo, voglio appoggiarlo. Così, ok, perfetto. E oltre a questo anche il... Stai scherzando? Non ci arriva? Ok, ci arriva. Oltre a questo anche lo switch che ho attaccato alla TV, che non mi prendeva niente fondamentalmente. Allora, non posso metterla ancora l'armatura. Io penso che legalizzata sia un mero processo di selezione darwiniana, anche. Perché no? Per me sarà sempre un ni. Ma tranqui, cioè, ma chiaro che non è che dobbiamo farti... Devi per forza cambiare idea adesso, vero? Cioè, ci mancherebbe... Ma poi io continuo ad andare lì. Più ossigeno per me. No, è che dicevo della play perché mi succede sempre quando devo attaccare la play questo casino. Fatalità. Ma in realtà non è colpa della play. Devi vedere quelle USB della scheda madre. Ma sono proprio quelle. Ma sì, ma che cazzo ne so. Comunque sono riuscito a sistemare tutto. Adesso devo trovare dei pesci. Forse sono di là. Però ecco, l'unica cosa che dicevo io, Anna, è che aver paura delle conseguenze di una cosa che c'è già e le cui conseguenze si vedono già. Boh. Cioè, non so se hai capito quello che intendo. Poi è chiaro che ognuno ha le sue storie, ognuno la pensa anche in base alle proprie esperienze, però... Comunque, anche la questione del sesso prematrimoniale per un cattolico ha un sacco senso, sai? Perché il sesso è fatto per concepire, fondamentalmente, per creare la vita. E vista in un'ottica, appunto, cattolica matrimoniale, ha senso che non venga fatto sesso prematrimoniale. Perché... Boh, non mi ricordo più, ma ce l'aveva spiegato. Da quell'ottica aveva senso. Chiaro che da un'ottica di non cattolico non ne ha. Poi appunto ogni religione ha le sue regole, cioè ragazzi, non è che ci può far tanto. Se uno e anzi io penso che se uno sceglie di aderire a una religione dovrebbe quantomeno rispettarle quelle regole, perché sennò sei un poser di merda. Che cazzo devo prendere io ancora? Ah, le noci di cocco. Raga, è orribile a quelli 15 anni non aver iniziato la pubertà. Ah, arriverà, non ti preoccupare. Fuck me in the ass cause I love Jesus. Bellissima quella canzone. I baffi da adolescente. Ah, ma c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo. Ma tanto arriverà. Non avere fretta. No, l'uovo! Avere fretta. Boh, non so. Cioè, ti fai pare per niente. Tanto deve succedere, per cui prima o dopo alla fine quella ti cambiano. Che mio fratello ha iniziato tardi, io ho iniziato presto invece. In quinta elementare avevo i baffetti prepuberali di merda. Che schifo. Mamma mia, i baffetti. Ecco, non fatemi mai i baffetti del cazzo. A meno che non vi stiano strabene, ma il 99% non sarà così. A me stanno sul cazzo i cattolici non praticanti. Esatto. O siete cattolici o non lo siete. Ma siamo molto d'accordo su questa cosa qua. Cioè, cosa vuol dire cattolico non praticante? Porco cane, mi gira il cazzo. Io sono cattolico non praticante. Stai zitto, scemo. Le noci di cocco dobbiamo colpire gli alberi per farle cadere. Yes. Quante ce ne servivano di noci? Vabbè, prendiamone un po'. Forse solo due, perché non mi sembra che ne vengano giù altre.
Oh no. Io ho la barbetta con i baffetti, ma è già diverso. Solo il baffetto è veramente triste. Io sono ateo, quindi non mi importa. Parlavamo prima. C'è un mio compagno di classe che è cristiano. Si incazza un sacco se bestemmio, che ha ragione. Se andasse a messa, ma non ci va, allora non rompere il cazzo. Ma ti dico, io non mi arrabbio per le bestemmie, però è più una questione di rispetto. Tutto qua. Però ognuno fa come vuole. 20 cocchi. Non credo che ne servissero così tanti. Poi ognuno appunto dicevo fa il suo e non dovevamo andare di qua, mi sa. Tanto non è cristiano, sì, ok, però può dar fastidio lo stesso. Cioè, se uno dà fastidio, non farlo. Fine. Dimostri solo di essere superiore. Questa sta facendo una collana con le conchiglie Thalassa. In passato i marinai indossavano sempre conchiglie Thalassa. Lo vedi questo? È il pugno che ti arriva in faccia. Ci ritroviamo a ritrovarci. Noi tre saremo insieme per sempre. Per sempre! Mi dici cosa cazzo devo prendere ancora? Non hai perso tempo questa volta? Scherzavo. Due funghi, due pesci, conto su di te. Ah, mancano due funghi e due pesci, ok. Dove li troviamo, due funghi e due pesci? Io non mi arrabbio, ma adesso ho fastidio che dice un discorso tre parole e 24 bestemmie. Ci sta. Oggi abbiamo deciso di togliere il crocifisso dalla classe 17 contro 2. Anche quello ci sta, secondo me. DB. No, ma DB è fraintendibile, per cui va bene. Perché può voler dire quello Dio buono, che non è una bestemmia, perché è buono. Lo scrivono anche su Dylan Dog. Può voler dire quello che sappiamo tutti che vuol dire. Può voler dire Dragon Ball. Può voler dire la marca, quella degli amplificatori. Può voler dire un sacco di cose. Tanto uno dei miei migliori amici, quindi bestemmio per dargli fastidio apposta. Vabbè, ma quello è un altro discorso, allora. Il luogo segreto. Oh, sei sessista. Ma in realtà è vero. Cioè, non dico che lo penso anch'io, però fa molto più strano. Cioè, è molto più normale vedere un uomo, magari anche grezzo, che bestemmia e così. Mentre una donna, da una donna non te lo aspetti mai troppo. Cioè, più che altro è strano, forse perché comunque un botto fra te sei un coglione. Questa affermazione mi dà fastidio, ma in realtà penso che sia questione di retaggio, sai, perché una volta penso che le donne non bestemmiassero semplicemente, quindi vederle adesso bestemmiare, ma così come vedere sputare un uomo è diverso dal vedere sputare una donna, proprio a livello di immagine. Cioè, fa schifo uguale, però da un uomo, ma non so perché te l'aspetti di più, ma non perché. Oh no. I've come to see the door to this world. I've come to see the door. This world has been connected. Arrivo, eh. What are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely. Mi fermo la chat perché sennò. Well, whoever you are. Stop freaking me out like this. Huh? Huh? Well, where did you come from? Huh? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Comunque noi mancano ancora un fungo e due pesci. In tutto questo. Allora, questa no perché è un fattore sociale. Esatto, conosco donne che ruttano e scorreggiano. Vabbè, ma tutti ruttano e tutti scorreggiano, cioè.
A me non piace vedere una donna che fa tanto la fine le snobbette e poi bestemmia come uno scarico. Quello sì, quello è proprio da... Ma anche un uomo comunque, cioè, quello in generale. Se fai lo snob, non fai lo scaricatore di porto poi. Ci viene inculcato che le donne siano più raffinate e dolci. Uno score esotto. Io sono un bambino, quindi se bestemmia la gente mi guarda malissimo mi fa morire. Allora, la questione secondo me in realtà è diversa, nel senso che... bestemmiare, scorreggiare, ruttare, sputare, sono tutte cose maleducate. Quindi secondo me il fatto che da un uomo ci si aspetti una cosa del genere, da una donna no, va a sfavore degli uomini questa cosa, perché di base tu ti aspetti che un uomo sia più maleducato, ok? Che non va bene come cosa, perché tutti dovremmo essere educati allo stesso modo. Dare per scontato che una persona sia maleducata in base al sesso, insomma, non è che sia il top della vita, ecco. Fa un po' ridere. Ma dove sono i pesci, i funghi? Dove cazzo devo andare? Sì, poi ecco, ancora più è vedere i bambini bestemmiare. Cioè, poi vabbè, tu non sei un bambino, ma sembri un bambino ed è diverso. Vedere un bambino bestemmiare, cioè veramente è una roba che ti cascano le palle, ma sul serio. Beh, salviamo, che non si sa mai. Allora, la fastidio che in Italia in teoria sia illegale in Italia. Ok, comunque libertà di espressione. Allora, dovrebbe essere illegale. Allora, fa schifo. Cioè, dovrebbe essere che poi non è il... Cioè, semplicemente ti fanno una multa. In teoria anche buttare i mozziconi per terra dove ti fanno la multa. Vabbè. Più che altro, sai cos'è la questione? Che la multa, se tu vai in piazza e urli porco allà, tanto... Anche Twitch, ne frega un cazzo di delle stemme. Senza offesa ovviamente per eventuali musulmani che guarderanno la live. Ah, un fungo. Non ti fanno niente. A nessuno frega un cazzo. Ma così come se insulti qualsiasi altra divinità. Se invece vai in piazza e urli un bel porco, ecco, allora te la fanno. Questo è giusto. Non che sia illegale la bestemmia. Mi è stravenuto male, ragazzi. La bestemmia da quando avevo 7-8 anni mi dava un fastidio. No, beh. Bambini che bestemmiano sono terribili. Comunque, niente, mi è venuta una bestemmia musulmana. Che infatti anche quando, il prete spesso ci dice: ragazzi, non bestemmiate neanche le altre religioni, perché non è giusto, non ha senso. È una questione di rispetto, oltre che per il fatto che Allah vuol dire Dio. Ops, scusatemi. Detto questo, dove cazzo sono i pesci? Però tirare un bel porcone davanti a una volta del Caraima per vedere se ti mette una bella multa. Infatti, ma è assurdo che se io vado lì e comincio a bestemmiare a Zeus, vabbè, la religione desueta, vabbè, che comincio a bestemmiare a là, allora non va bene. Cioè, allora va bene. Questo non ha senso. Che ci sia una multa per la bestemmia come c'è per la diffamazione, per... ci sono conseguenze per la diffamazione e per... cos'era l'altra... La figa di puttana e la linfa. No, vabbè, avete capito cosa intendo. Diffamazione e ingiuria. Quindi, in teoria, tu non potresti neanche poter andare in giro per strada a insultare le persone. A livello teorico, poi a livello pratico è tutto un altro discorso. Io ogni volta faccio sta roba. E non te lamentano, bestemmieranno pure loro. Dipende dai carabinieri che trovi. Di bambini ne sento anch'io ed è veramente orribile. Aspetta, finalmente cazzo cosa? Muoio. Finalmente. Tirando sostegno, va in cool. La gente che contro le bestemmie bestemmia gli altri dei incoerenti come poche. È vero. Tipo 8 anni di quelle racchette. Sì, ma guarda, cioè, quella è una roba che proprio dove cazzo sono sti pesci? Pescioni.
Ehi, pesciari! Eccolo là. Individuato. Pesce! Me ne manca uno. Allora, osserviamo il mare. Eccolo là. Perfetto, abbiamo tutto. Sono anche i primi che guidano mentre... I carabinieri, certo. I primi che guardano mentre... parlano al telefono. Ma sì, ma chiaro. Perché come in tutte le cose, gli stronzi ci sono anche nelle forze dell'ordine. Le prime mio fratello, forse il primo mio tuo fratello sta malissimo. Si mette a cantare le canzoni con le bestemmie dei bra... Ma perché? Oh! Fregato stavolta, bro! Vediamo se riusciamo a finire tutta la prima parte in questa... Beh, sì, abbiamo ancora mezz'ora, proprio in teoria. Parla. Ho visto nero con le scarpe di gomma, è classico. Sì, andiamo a casa. Domani è il grande giorno, dovremmo riposare. È vero. Sì, stai scherzando. You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first, but now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. Yeah. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Ha dei problemi con l'aggressività. Ah, ok. Vabbè, allora è già un altro discorso. Paperino. Anzi, Paperino! Mi dispiace allontanarmi dal castello senza preavviso. Ma ci sono grossi guai all'orizzonte! Non so ancora il perché, ma le stelle si stanno spegnendo una dopo l'altra. Oh, oh. È segno che un'immane tragedia è vicina. Non vorrei lasciarvi, ma devo andare a controllare. Oh, oh. Ora, esiste qualcuno con una chiave? La chiave per la nostra salvezza. Voglio che tu e Pippo lo troviate e non vi lo tagliate da lui. Senza quella chiave, oh, oh, non avremo ancora speranza. Oh, oh. Andate nella città di Med e cercate Leon. Lui vi indicherà la via. P.S. scusati con Mini per me. Grazie amico. Non che io e te non siamo praticamente bambini in questa generazione. Beh, siete adolescenti. We'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Thank you. Both of you. Can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Jiminy Cricket! Cricket's the name. Jiminy Cricket, at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. Almeno io ho un cazzo lungo e due spanne. Ohio. Io no, perché non mi è ancora partito lo sviluppo. Jiminy, your world disappeared too. It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, hai fatto una smossa orribile. Scusa. Pacchi macaco. Oh. Settimana scorsa ho scavato un macaco dallo zoo, ero io. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Right, world border.
Una bella zuppetta di simia. Oh, guess we'll need new duds when we get there. Huh? Ahia! Che fame che ho! Mamma mia, la gumiship, è vero. Che cosa odiosa. Questo si è dimenticato di chiudere la gabbia ed è stato licenziato. Che t'ha stracagà. Ma perché qualsiasi cosa detto in dialetto veronese fa ridere? Non lo so, però è vero. Per il tono molto rabbioso con cui viene detto, forse. Adesso leggo anche te, conta. Testo di cazzo. Magari si sbrana la faccia di un bambino. Per il gusto. Beh, sì che hanno fatto bene a licenziarlo. Solo tu scherzi, fra. Scherzo. Allora, ragazzi, sono infastidito che si incazza un sacco per il black humor. Cazzo, è ovvio che stai scherzando. Allora, non è ovvio, purtroppo, per alcune persone. E anche, anche altri, non scherzi, no? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. E adesso concludo. Vediamo quando, quante cazzi ci sono, Cristo. A storm? Oh no, the raft! Ah, ok, adesso entriamo nel vivo. Un caffè con humor. Dino. Sora, dinner's ready. Come on down. Attenzione, Sora ha anche dei genitori. Mai visti. Mi ero completamente dimenticato. Comunque sì, poi il black humor chiaramente poi dipende anche dal contesto e tutto, poi dipende anche dal black humor. Però a me fa un sacco ridere. Riku's boat and Kairi's. Oddio Maria, quanto cazzo sono estremisti, madonna. Mamma mia, quando sbloccheremo. C'è solo un attacco possiamo fare, capito? Ma capiamo. Con una spada di legno gli facciamo gran niente. Riku! Riku! Non andare via, Riku! Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. Blade. Keyblade. No, che cazzo ho fatto? Vabbè. Allora, aspetta che leggo. Ho ferretto. Dopo fanno vedere i film sporchi dopo mezzanotte. Ma chi era? Dio Maria? Io non credo. Per me si può iranizzare su tutto. Sì, si può, ma dipende dalla situazione. Certo, chiaro. Appunto, lo prendo in giro la mia migliore amica perché gli è morto il nonno. Ok, detto così è brutta. Un pochino. Io mi chiamo Salvatore Garuglio. E sbagli la comanda, te romper.
con l'emotico. Un pochino, no, lo sai tu? Stavo facendo la tinesi del verbo rogo, che significa interrogo. Ok, ho fatto una battuta sulla somiglianza con il rogo italiano e la mia compagna si è presa male. Madonna, cioè non è neanche black humor questo, Cristo santo. Che palle. Come on. Parabu papa. Grande, grande, grande inquadratura, incredibile. Perfetto. Manca il sito, luce sta infatti, cioè davvero, ma che palle la gente così. Cioè veramente due coglioni. Ehi, ehi, fuori dal cazzo. Dobbiamo andare alla zattera probabilmente. Ehi, ehi, ehi. Come on. Ah no, dobbiamo andare alla porta, vediamo. Ehi, ma quella porta ieri non c'era. Ti chiamo. Mi dispiace che quello che stesso gli ebrei per alcune battute fanno ridere. Ma sì, ma è ovvio che dispiace, ma che cazzo, ma... Però, cioè... Fa ridere, ragazzi, è così. Kairi! Sora... Cos'è che faccia è? It's a ghost! Quella è simpatica ma è una sensibilona. Poi ci siamo io e mio kumba che certe volte facciamo battute veramente pesanti. E lì lì si incazza un sacco. Poi è un gruppo di femministe black pro LGBT di quelli estremisti che si vedono. Vabbè, ma la gente così, guarda, veramente devono smetterla di rompere le palle. Un altro coso di questi, fantastico. Ma noi adesso lo chiameremo per bene. Sabete! Non si scherza su queste cose. No, non sono d'accordo. Mai nella vita. Lo diceva anche Ricky Gervais. Tutto dipende dal contesto, ragazzi. È ovvio che se faccio una battuta sui pedofili insieme a voi ridiamo perché fa ridere. E se la faccio a un gruppo di recupero di pedofili non fa ridere. Perché... Ehi, Greg, questa ti piacerà sicuramente. Cioè... Dipende tutto dal contesto, ragazzi. Ma si può fare ironia su ogni singola cosa ed è giusto farlo. Però ragazzi, veramente, la gente così ha rotto le palle. Ah sì, per vedere la vita dei codici serve l'abilità scan. È vero. Quindi non ci resta che andare e picchiare forte finché non muore. Oh yes! Il disrespect! Tipo i pizzaioli che fanno la pizza di fuori. mi ricordo, bei tempi. Le femministe. Ma dipende dalle femministe, ragazzi. Non sono tutte le femministe. Anzi, anche le femministe, quelle vere, normali, gli stanno sul cazzo quelle che rompono i coglioni. Anche se sono pro LGBT e tutto, ma se vanno accettati si può anche scherzare sopra. Infatti, sono d'accordo. Ma è come... Ma anche... gli omosessuali, ok? Mi sta bene che tu sia omosessuale. Non me ne può fregare di meno se sei omosessuale. Per quello non mi interessa... Che tu sei omosessuale. Cioè non serve che continui a sbattermi in faccia che sei omosessuale. Non mi interessa un cazzo. Letteralmente non mi interessa il cazzo. Cioè basta. C'ho al lavoro, c'ho una che continua. Io la mia compagna, Abbiamo capito che sei lesbica.
Basta. È un continuo. Poi dici sempre le stesse cose. Quindi è palese che vuoi parlare del fatto che tu sei lesbica. Non ce ne frega niente. Ok? Scopati chi ti pare. Aspetta che rileggo. Un bel bagnetto d'acido. No, dai. Io odio i vegani e i vegetariani che vogliono importi la loro alimentazione. Ma io odio chi vuole importi il suo pensiero e basta. Solo io posso farlo. Anch'io sono per la parità dei sessi, ma ho la parità, ci sono femministe normali, intelligenti come quelle estremiste. Figo, oggi sono cattivissimo. Siete tutti cattivissimi. Che cazzo succede? Ma ok che sei omosessuale, buon per te. Esatto, bravo. Certi vegani sono malati, ma ci sono persone... Allora, ci sono estremisti in ogni cosa, purtroppo, e quelli vanno eliminati sempre. E questo è un pensiero molto estremista da parte mia. Andiamo avanti. Maybe we ought to go find Leon. Ehi, Paperino! Ehi, Donald! O'Donnell, voglio. Cazzo, mi è già finita la live tra poco. Ma vero, è volata stasera. Anche se facessero orge bisessuali non me ne frega un cazzo. Ma sì, ma infatti, ma cavoli suoi. L'estremismo è male del mondo. Sì, bisognerebbe ammazzarli tutti. Un po' estremista da parte mia. Si scherza Twitch, ovviamente. Twitch, come al solito, noi scherziamo. Che razza di sogno? È un cane! È un cane giallo! Where am I? Oh boy. Mi ha leccato Pluto, hai visto? Allora, comunque mi sembra che il male è l'estremismo del mondo, esatto. Mi sembra che come grafica della live vada bene o no? Cioè le cose là sopra. Cosa c'è qua? Ah, il trio, sì. Twitch, non siamo neonazisti, tranquilli, esatto. Twitch, stai tranquillo, Twitch. Mi sono rotto. Oh. Oh. Ah, ok, non serviva a niente. Fantastico. Oh. Oh. Allora. Tranquilli, funky. È tutto così strano. Sono in un altro mondo. Esatto. Adesso vi farò vedere una cosa. Come vedete il fazzoletto è vuoto e mi sta sminchiando il green screen. Adesso è pieno. Wow. Allora. Raga, ho sminchiato le luci con quel fazzoletto di merda. Ok, è tornato tutto normale. E odio chi dice che l'anziano va rispettato perché poverino è vecchio. Ma sì, i miei vecchi devono morire. Si scherza, Twitch, si scherza. I vecchi devono morire. No, ma io i vecchi li odio, ti giuro. Quelli così. Che sguardo ha, scusatemi. Ehi. Io i vecchi, a me i vecchi così stanno sul cazzo in una maniera incredibile, specialmente sull'autobus, quelli che erano pericoli sull'autobus. Stai cercando qualcuno, è una città grande, quindi guarda dappertutto, ok. Ma che faccia ha? Quelle candele lì sono state create appositamente dai moguri. Anche se ne spegni una, torna subito a bruciare, probabilmente ti servirà una magia per spegnerle tutte. Hai ragione. Qui c'è uno scrigno, non si apre, ci deve essere un modo. Sì, è un keyblade in mano. Spoiler. Il backup è stato 5 anni perché la vecchia l'ha sicuramente trattata come una merda. No, vabbè, ma... Gli anziani meritano solo il riposo eterno. Ma che cazzo di live è questa? Odio, odio il mondo. I vecchi devono morire, non è vero, tutti dobbiamo morire in realtà. Ah, ok, no, ma io dicevo, cioè, devono nel senso prima possibile.
Va in culo stronza la odio. Vabbè, ma sì, ma quello lo so. Lei è proprio stronza. Vabbè, tranqui. E dicevo, no, ma i vecchi che rompono i coglioni solo perché sono vecchi, come se fosse un pregio essere vecchi. Mamma mia, li ammazzo tutti. Dietro questa porta c'è una scorciatoia per il terzo distretto, ma manca la chiave. Io ne ho una in mano. Spoiler. Veramente mi stanno troppo sulle palle. Ovviamente Twitch sto scherzando, però un po'. No, no, quella è in grado di rompere i coglioni lo stesso, fidati. Cosa vuoi? Voglio comprare. Non ho soldi, voglio vendere. Non ho niente, sono povero, non ho un cazzo, sono senza tetto. Io spero di morire il prima possibile, tutti lo speriamo in fondo. No, io non bestemmio di solito. Non vedo l'ora di andare in pensione. Quello? Quello sì, cacchio. Sei 2003 lavori, no? Non penso che sia 2003, vado a scuola. Ma la pensione è una cosa che sogniamo tutti. Salve, come posso? Ah, è solo un bamboccio. Non sono un bamboccio, mi chiamo Sora. D'accordo, calmati. Cazzo. Allora, perché quella faccia triste? Ti sei perso oppure? No, beh, forse. Ma dove siamo? Qui, eh? La città di mezzo. Allora, nonno, questo è davvero un altro mondo. Nonno? Non chiamarmi nonno, il mio nome è Sid. Comunque, non so esattamente di cosa tu stia parlando, ma questa non è la tua isola. Forse dovrei cominciare a cercare Rico e Kairi. Beh, buona fortuna per qualsiasi cosa tu debba fare. Se ti metti nei guai, vieni pure da me. Mi occuperò di te. Grazie, molto gentile. Quel coso là, ovviamente, non sappiamo ancora come aprirlo. Raga, non voglio essere un vecchietto, neanch'io. La chiuderò in soffitto in una gabbietta dove prima si... Di B cos'era bemolle? Esatto, sì. Volendo potrebbe anche essere minore perché la D è minuscola. Ragazzi, ma cosa si prova a fare un pistello di canticina? Non lo so, potrei provare dopo, vi faccio una video reaction. Benvenuti ragazzi, oggi faremo un clistere di candeggina. E... Esatto, champ. Questa è l'officina Cupo, qui si possono elaborare oggetti e creare di nuovi. Cupo. Ehi tu, quella porta conduce al secondo distretto, oltre c'è il terzo distretto, evviva. Andiamoci. Brucia un poco. Ah, hai già provato tu? Scappa, scappa! Oh no. Ah! Altri mostri. Un money abbiamo guadagnato. Attenzione, adesso guadagniamo i soldi. Non siamo più poveri. Oh oh. Che botta. Serve a recuperare un po' di vita qua perché... Vorrei capire cosa provano i bambini autistici lontanini. Ma che cazzo. Cosa ne pensate del caso di Marco Vannini? Chi è? Infatti, chi è? Quel ragazzo che è stato ucciso, dicono, al padre della sua fidanzata. Non l'ho proprio sentito. Ha fatto bene. Ma come ha fatto bene? Ma quanto sei stupido. Vabbè, comunque non è che si possa pensare chissà cosa. Cioè succede, è sempre successo, sempre succederà. Dove sarà? Leon! Cioè cosa bisogna... Non saprei cosa pensare onestamente. Cioè la testa... Il mondo è pieno di stronzi.
Come on. Dispiace, però, cioè, cazzo di... Cioè, ma è successo qualcosa di eclatante, tipo che l'ha fatto a pezzi e l'ha seminato i pezzi per la città dove vivono, o niente di che? Non è ancora chiara la cosa, ma cioè, spiega meglio cosa è successo, magari. È successo che un gruppo di madri londinesi per curare l'autismo di dovessero fare cristalli di candeggine. Cristalli di candeggine ai bambini. Ma porca troia, ma. No! Sono già morto. Ma perché cristalli di candeggina? Per quella... Ma porca troia, questa è disinformazione a livelli più incredibili. Io veramente, le persone stanno di merda. Ma minchia. Ma perché l'ha ucciso qua sì che viene da bestemmiarsi? Cioè questo piuttosto, non il tizio che uccide Safi. Per quanto sia brutto un tizio che uccide un altro tizio. Insomma, i bambini autistici. Mi fa ridere, ma non dovrebbe farmi ridere. Allora, voglio il kill count. Anche qua, no, ti prego. Poi va a finire come in Zelda. Perché... Allora, fermiamoci. Kill count, dove posso metterlo a schermo? Ma perché adesso mi si sta sminchiando il green screen? Gli hanno sparato e hanno fatto morire dissanguato. Cioè, più di dire che quello è uno stronzo. C'è una storia che dice quella che gli ammalano i santoni, li ammazzerei anche loro. Si scherza, Twitch si scherza come al solito. Life 120, in che senso? Arrestato ovviamente, beh, spero me. Questa sì che è una vittoria reale. Il counter, dove potremmo metterlo? Perché? Cioè, non so se metterlo più che altro, ecco. Sarebbe da fare tipo un widget con premo un pulsante e aumenta di un numero. Sarebbe figo. Vabbè, ricordiamoci che sono morto una volta e conto di non morirne altre per oggi. In caso vedrò cosa fare. Il movente sarà che immagino che... sei uno stronzo, mia figlia qui, mia figlia lì, bam bam bam, pistole, perché avere una pistola in casa è fondamentale per vivere, evidentemente. Mamma mia. Allora. Ma neanche qui ci vorrà un bel po'. I 99 cuccioli si sono persi a causa della distruzione del loro mondo. Cercano in tutti i mondi che vedrai. Ok. Che tristi che sono. No, non siete tristi, cani. Adesso vi picchio. No, non posso. Uffa. Però già che sono le 34. Ma ho iniziato le 40, bro. Boh, ma io non metterei neanche il counter. Cioè, in Zelda era più bello. Sti cazzi. Ehi, voi! Anche perché non saprei davvero dove metterlo in grafica. Non si sa se si va, come andare a leggere gli articoli e le testimonianze delle chiamate della famiglia fatta al 118, si sente lui che chiede aiuto e questi se ne fregano invece diventano cazzate. Allora, sì, boh, vabbè, non mi interessa anche relativamente, nel senso che... No, non possiamo morire di nuovo! Dovremmo avere. Perfetto. Cazzo, ma fa malissimo comunque sti cosi, eh. Facciamo come modalità esperto. Meno male. Cioè, secondo me quei casi piccolini non dovrebbero neanche avere tutto questo rilievo nella stampa, perché sono proprio cose piccole. Che, vabbè, cioè, saperlo o non saperlo mi cambia relativamente. Tanto domani ce ne saremo già dimenticati tutti.
sono tutti liberi, si parlano l'uno con l'altro. Prima o poi finiranno dentro, vero? Cioè, esistono i tribunali per qualcosa. Tanto più se ci sono le testimonianze, chiamate le 118, eccetera, eccetera. Hanno provato a intervenire le iene. Ma lì, raga, allora, lì, anche le iene. Ma porca puttana, fatevi i cazzi vostri. Nel senso, cosa devono intervenire le iene? Ma lasciate che ci pensino le forze dell'ordine e i tribunali. Ci vuole tempo per queste cose, non è una cosa immediata, ma è normale che sia così. Cristo santo, le iene me lo possono ciucciare, le iene. È da anni che vanno avanti, ma funziona così? Cioè, è da anni che vanno avanti. Ragazzi, funziona così la legge, purtroppo, per fortuna. Cosa? Ecco, ho sbagliato. Ah no, ma lì c'era il trio da usare. La striscia non ne parliamo, vero? Già sono nel 2014. Ma cosa succede se vanno le iene a rompere i coglioni? Non cambia proprio un cazzo. Anzi, a volte rischiano solo di far più casino. Le iene mi stanno troppo sui coglioni. Così anche striscia. Cioè, ma è un caso che veramente... Io... Cioè, quello dei bambini autistici curati a clisteri di Candeggina, quello va parlato. Ma non del tizio che viene ammazzato. Cioè, tutti quelli che ci sono, se dovessimo parlare... Non capisco perché dovrebbe far così tanto scalpore, ecco, da richiedere l'intervento delle iene. Poi dispiace, ripeto, dispiace, non è per essere cinico o quant'altro. Però... Ok, cioè... Ce n'è di gente che viene ammazzata ogni giorno, voglio dire, purtroppo, purtroppo. Però, vabbè. Servizio di Brumotti, anche Brumotti è un altro di quelli che mi sta sui coglioni in una maniera incredibile. Ma le iene fa ridere, non come le iene dipende. Le iene dipende perché certi servizi anche lì ti fa venire il latte alle ginocchia. Non ha parlato nessuno dei bambini, sono 2 anni fa, cioè, capito? Però parliamo di questo qua che, per carità, per quanto dispiaccia, non è una cosa che dovrebbe essere sulla bocca di tutti. Cioè, boh, non lo so, ragazzi. Dovrei elaborare meglio questo pensiero. Però sì, io sono dell'idea che casi di cronaca nera, per quanto cronaca nera, non andrebbero neanche divulgati, a meno che non siano cose importanti, come ad esempio questa qua dei bambini autistici. Cioè, perché se domani... pozione. Dicevo, se domani mi ammazzano, cioè, perché devono parlarne sui giornali? Perché mi hanno ammazzato? Vabbè, chi se ne frega. Sono le 40. Vabbè, vediamo il prossimo salvataggio. Mi dispiace che si perdono in due senza avere giustizia. Sì, ok, ma non sono le iene che devono intervenire. Cioè, senza avere giustizia, il processo sta andando avanti o li hanno scarcerati tutti? Hanno dichiarato tutti, come si dice, innocenti? Cioè, capiamoci. Un conto è sono tutti innocenti, un conto è dire le iene, perché l'hanno, boh. Cioè, la giustizia, purtroppo o per fortuna, la giustizia richiede tempo. Ok. Oh, è così? Che cazzo dobbiamo farci? Si fa festa se ti ammazzano. Ecco! Piuttosto sì. Beh, cioè, ho capito che una famiglia si è perduto l'unico figlio senza avere giustizia. E che cazzo dobbiamo fare? Cioè, nel senso, non me ne frega niente. Dispiace, ma non me ne può fregare di meno. E non vedo perché questa cosa debba essere divulgata a livello... Ma saranno cazzi loro! Ma anche per una questione di delicatezza, saranno cazzi loro! Poi, oh, se loro hanno voluto tirare in mezzo altra gente, vabbè. Ma, francamente, non ne vedo il motivo. Fine. Oh, devo risistemare il coso. Cioè, ma allora, mio padre è morto sul lavoro, ok? Per chi non lo sapesse, ha fatto un incidente col camion e è morto sul lavoro. E che giustizia ha avuto? Datore di lavoro ha intestato tutta la moglie, si è fatto dichiarare nulla tenente, non ha risarcito un cazzo. Chiami alle iene.
tra l'altro, incidente per del pare, poi non è mai stato accertato neanche, ma porca puttana, per dei lavori in corso non segnalati bene o non si è ben capito. Non si è mai capito bene cosa sia successo. Cosa fa? Chiamiamo le iene. Per ogni puttanata chiamiamo le iene. Cioè, boh, io non lo so, a me fanno incazzare queste robe qua. Cioè, ragazzi, è così. La vita è una merda, fine. Se è una roba importante come quella dei bambini autisti, quella è importante, cazzo. Perché lì si fa, cioè, un santone che va a dire fate i cristelli ai vostri figli autisti, cristelli di candeggina ai vostri figli autistici, vedete come guarire. Quello va, di quello bisogna parlare, non del l'hanno ammazzato, ok, dispiace, fine. Beh, la gente muore, scendiamo tutti in piazza a protestare. Più che altro ha fatto tanto scalpore perché ci sono testimonianze evidenti che li condannerebbero e corsono ancora fuori. Ragazzi, non sono le iene a dover intervenire. Non è il lavoro delle iene, non dovrebbe essere quello. Chiaro che dispiace. Oh, la giustizia richiede il suo tempo. Noi non siamo né avvocati, né giudici, né giuristi. Non siamo un cazzo. C'è gente che fa questo lavoro apposta. Farne ogni volta un tribunale mediatico senza sapere effettivamente al 100% come sono le cose non ha senso. Fine. Pachi, cazzo, mi spiace. Tranquillo, non ti preoccupare, non ne ho parlato per quello, ma ne ho parlato per farne un esempio che ho vissuto sul personale. Cioè, comunque ero anche piccolo, tra l'altro. Non preoccupatevi di sta roba qua. Ne ho parlato per fare un esempio che mi arriva sul personale. Lo so che non è una cosa che riguarda le iene, ma non è una cosa che riguarda il pubblico in generale. Non riguarda noi. Noi non ce ne deve fregare un cazzo. Ma i curdi, ecco, sui curdi non sono per niente informato. Magari questi avranno voluto provare. Ma per carità, io capisco la disperazione della famiglia. Io posso capire quello. Io non sto dicendo della famiglia, io sto dicendo di tutti gli altri. Chi se ne frega, ragazzi. Ognuno si faccia un piattino di cazzi propri. Perché le iene avrebbero dovuto dire no. Fine. Ma è ovvio, una cosa del genere fa scalpore, fa audience. Le iene, ragazzi, non è che sono dei buoni samaritani che... Ma come tutti. Le iene sono un programma televisivo che deve vendere. Le iene sono un programma... Deve fare ascolti, deve guadagnare. Ma pensate che se fosse successo una cosa che avrebbe... che con meno potenziale di fare scalpore, ma ci sarebbero andati secondo voi? Ma certo che no, ma perché intrattenimento funziona così? Ma basta vedere la gente che andava in gita ad Avetrana o alla Concordia, porco cane. La gente piace la cronaca nera, è così. E i programmi come le Iene, non tutti i giornalisti delle Iene, alcuni chiaramente, ci marciano sopra. Perché fa audience. È normale che sia così, ragazzi, ma... È chiusa a chiave. Hai una chiave gigante in mano! Di quello si deve parlare di più. Ah, anche sì. Devo informarmi anche io di più. Fega i poveri. Le iene buone... Non, cioè... Allora, di lì non si passa. Di là si tornava al coso 1. Allora, torniamo di là, al distretto 1. E andiamo a salvare a questo punto. Madonna, starei qua a giocare ancora un sacco. Qua dentro cosa c'è? Niente. Cioè, poi magari nel fare il loro lavoro fanno qualche azione. Portano attenzione su problemi che effettivamente hanno bisogno di essere divulgati, per carità. Non sto dicendo che siano cattivi adesso, perché parliamone. Dico solo che sicuramente a parità di casi, cioè ce ne saranno altri 100 di casi così in Italia, ma che non fanno abbastanza scalpore per essere trasmessi in TV. È ipocrisia questa. Parliamo di uno, parliamo di tutti o non parliamo di nessuno. Perché fondamentalmente non ce ne frega un cazzo a noi di queste cose qua. Sì sì, c'era la gente che andava, quando è affondata la nave Concorde, andava in gita a vedere la nave storta. Cioè, nel senso, ma robe da matti. Alla gente piace queste cose qua. Non ci si può fare niente.
Ma è come quando succede qualcosa, un incidente per strada, boh, così la gente che si accumula per vedere cosa è successo, non tanto perché magari è preoccupata o così, per vedere cosa è successo. Ma fatti i cazzi tua, cheat. A onda, ragazzi. Riusciremo a salvare prima o poi. Cazzo, per finire di schettina finché la barca va a lasciare andare. Direi di sì. No, proprio lasciare andare. O per fare i figli, ma certo. Qua c'è un menu, vediamo cosa vendono. Allora, abbiamo drink 85 manni, minchia. Waffle 50-50. Una roba che non capisco. Ice gelato. Proviamo hot dog. Patate arrosto. E pizza. Wow. Come si mangiano tutte queste cose? Allora, era qua che si salvava, sì. La gente che... No, ma magari sei anche lì. In generale. E ti fermi a guardare. No, perché non è che c'è gente... Ah, oh, c'è un incidente, andiamo a vedere. Cioè... Magari anche sì, in realtà. Boh, vabbè. Ecco. Vabbè. Tante discussioni interessanti. Allora. Ma le magie? Le magie... Ce ne manca. Sono gli stessi che se lunedì si incazzano. Esatto. A me piace il gore e la violenza, ma non nella vita reale, cazzo. Poi qua si aprono mille parentesi che... Boh. Allora, ok, rimetto la musichina. Qua chiudo sta schermata. Signori, è stato un inizio un po' travagliato, ma ce l'avevamo fatta. Io sono molto contento di aver ricominciato, perché proprio mi mancava giocare a Kingdom Hearts. Per cui vi ringrazio di essere stati a farmi compagnia in così tanti, tra l'altro siamo tantissimi stasera, pazzesco. Adesso vedo 8 persone collegate, ma siamo andati spesso sui 10, adesso muoio di tosse. Sui 10, 11, pazzesco, cioè sono contento e spero che questo Kingdom Hearts porti ancora questa affluenza. Poi se cominciamo a scrivere in chat, anche conversare così su queste cose mi ha spaccato. Quindi grazie a tutti. Cocco dei nozze, affanculo. Grazie a tutti di essere rimasti. Ci vediamo domani sera con Pokémon Bianco 2. Che boh, dobbiamo fare la cava lì, cazzo che è. E poi giovedì di nuovo con Kingdom Hearts. Ragazzi, buonanotte. Arrivedercelo.